Palmi, truffe allo Stato, falsità ideologica e materiale, coinvolti molti professionisti anche per false assunzioni. Indagini dei carabinieri a Taurianova. Rapina all'ufficio postale di Marina di Gioiosa Ionica, panico in pieno centro oggi nella cittadina ionica. Scontro tra camion e minibus nel Catanzarese, sono 16 feriti. Municipi falliti, record in Calabria, gestione allegra dell'area economica. Ancora problemi al pronto soccorso di Locri, sempre più in affanni per carenza di personale. Benvenuti, giornale di Telemia. Partiamo con Palmi. Truffe allo Stato, falsità ideologica e materiale, coinvolti molti professionisti, false assunzioni pure, indagini dei carabinieri. Il centro è Taurianova. Al termine di attività investigativa condotta dai militari della stazione di San Martino della Compagnia Carabinieri di Taurianova, coordinata dalla Procura Ordinaria presso il Tribunale di Palmi, sono state deferite in stato di libertà 8 persone, tra cui alcuni professionisti locali, poiché ritenuti responsabili a vario titolo e in concorso tra loro dei gravi reati di falsità ideologica e falsità materiale commessa da pubblico ufficiale, truffa ai danni dello Stato e false attestazioni e certificazioni in servizio. L'articolata indagine, svolta anche attraverso attività tecnica di monitoraggio, ha permesso di ricostruire alcune condotte illecite perpetrate dagli indagati, soprattutto al fine di ottenere elargizioni pubbliche nell'ambito previdenziale e assistenziale. In particolare, nel contesto di mirati accertamenti, erano emerse le sospette condotte di una 45enne taurianovese, la quale, una volta monitorata, ha fatto scoprire agli investigatori un sistema di fittizia della donna come bracciante da parte di una locale ditta agricola. Il titolare dell'azienda, un quarantenne di Rizziconi, inducendone in errore l'INPS attraverso falsa documentazione, attestava un inesistente rapporto di lavoro dipendente al fine di ottenere illeciti compensi previdenziali. La donna, infatti, senza mai prestare la sua manodopera nel lavoro agricolo, ha ottenuto cospicue indennità di disoccupazione per malattia e maternità dall'ente pubblico. Nella rete investigativa sono finiti anche un avvocato del Foro di Palmi, un impiegato della Federazione Nazionale Agricoltura di Laureana di Borrello, un medico di famiglia, i quali, grazie a connivenze e conoscenze, hanno falsamente attestato visite mediche e patologie al fine di istruire favorevolmente istanze di riconoscimento di pensioni di invalidità. Altri due medici dell'ospedale di Polistena sono accusati di aver falsamente attestato la loro presenza in servizio, infatti in accordo tra loro, attraverso una fraudolenta trimbatura del beige. Tutti i soggetti sono indagati in stato di libertà e risponderanno delle accuse avanzate nel corso del processo presso il Tribunale di Palmi. Rapina in pieno centro questa mattina, proprio all'apertura Marina di Gioiosa Ionica delle poste locali. Ovviamente panico in pieno centro. Una rapina è stata messa a segno stamane presso l'ufficio postale di Marina di Gioiosa Ionica. Da quanto trapelato, ad apertura della sede alcuni malviventi, presumibilmente 3, 2 infatti sono stati visti all'interno, mentre un terzo complice, probabilmente il palo, aspettava in auto fuori dall'ufficio, hanno fatto irruzione nella struttura introducendosi dal retro e, non armati e a volto coperto da passamontagna, si sono fatti consegnare il denaro. Non si conoscono ancora tutti i dettagli, ma da una prima ricostruzione dei testimoni sembra che i rapinatori si siano introdotti all'interno forzando la porta antipanico e creando allarme tra i numerosi presenti che oggi affollavano l'ufficio postale in quanto era previsto il pagamento delle pensioni. Ancora da quantificare l'esatto ammontare del bottino, tuttavia sembrerebbe che non sia una lauta somma. La stima è di neanche 1000 euro. Sul posto i carabinieri della stazione di Marina Gioiosa Ionica e il nucleo operativo. I malviventi sono riusciti a darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Gli uomini delle forze dell'ordine stanno già lavorando per tentare di risalire ai responsabili, visionando anche il materiale di videosorveglianza. Nel Catanzarese uno scontro, sempre questa mattina, tra camion e minibus, sono 16 i feriti. È di 16 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamane sulla strada statale 280 dei Due Mari, nei pressi di Marcellinara. A scontrarsi in un tamponamento sono stati un autocarro e un minibus con all'interno diversi cittadini extracomunitari che procedevano entrambi in direzione di Catanzaro. Tutti i feriti, di cui solo un paio in condizioni più serie, sono stati portati nell'ospedale di Catanzaro. Sul luogo del tamponamento sono intervenute alcune ambulanze,
con gli operatori del servizio di emergenza 118 che hanno provveduto a prestare i primi soccorsi. È giunto anche l'elisoccorso, il tratto di arteria interessato è stato chiuso dall'ANAS e la circolazione deviata sulla viabilità locale. Sul posto, per i rilievi del caso, è intervenuta anche la polizia stradale. E parliamo di comuni calabresi, municipi falliti. Record in Calabria. Potrebbe essere la causa la gestione allegra dell'area economica. Si direbbe che è un connotato storico quello dei conti in disordine delle amministrazioni comunali meridionali. Lo conferma il rapporto del Dipartimento della Finanza del Ministero dell'Interno, secondo cui i comuni in Calabria falliscono con troppa semplicità. Milioni di euro di debiti e tante ombre gestionali. E in base agli ultimi dati, il numero degli enti in dissesto finanziario è concentrato per il 40% proprio in Calabria, dato più elevato in Italia e anche il più allarmante. Tra le principali cause, secondo il report, il disordine contabile, le spese elevate, le entrate scarse, il bilancio troppo rigido, ma anche il ricorso alla tesoreria, la sovrastima delle entrate e la sottostima delle spese. Con 27 comuni in crack, la Calabria, dicevamo, è la maglia nera d'Italia. Segue la Campania con 26 e sul podio anche la Sicilia con 24. Queste regioni rappresentano, secondo l'indagine, una sorta di area grigia che incorpora il 92% degli enti dissestati, molti dei quali ormai cronici. Occorre ricordare che un ente si trova in dissesto quando non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, oppure esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa far valere validamente fronte. La norma disciplina due presupposti alternativi dello stato di dissesto. La prima condizione è l'incapacità funzionale e la seconda invece è l'insolvenza. Quando queste due condizioni si verificano con il carattere della strutturalità, possono far emergere l'incapacità dell'amministrazione a far fronte alla situazione deficitaria con gli ordinari strumenti di gestione. E parliamo di politica, delle candidature appena fatte che hanno scontentato anche parecchia gente, molta anche in Forza Italia non ha gradito e in molti sono in fuga verso Fratelli d'Italia. Assistiamo ai primi fenomeni dopo le presentazioni delle liste. Si sa che le elezioni, ma soprattutto la presentazione di liste e candidati, portano mal di pancia in ogni partito e in ogni coalizione. E nella piana di Gioia Tauro, con le politiche alle porte, non è da meno. Dopo la dura presa di posizione di molti circoli ed esponenti di Forza Italia per la mancata candidatura del consigliere regionale Alessandro Nicolò, adesso da Gioia Tauro arrivano le bordate per Fratelli d'Italia. L'ex portavoce del partito Nicola Polimeni, con 100 suoi iscritti, sbatte la porta alla Meloni e sposa la causa del Carroccio. Abbiamo virato sulla Lega perché, uscendo da un movimento di destra, spiega il giovane imprenditore gioiese, ci rivediamo di più in quelle che sono le politiche di Matteo Salvini rispetto alle posizioni più centriste di Berlusconi. Casus belli della diaspora, la candidatura di Massimo Ripepi al Senato al secondo posto dopo la figlia del leader storico dell'MSI Pino Rauti, Isabella. Prima dell'uscita dalla rediviva fiamma tricolore, i dissidenti gioiesi hanno incontrato Domenico Furgiuele, segretario regionale della Lega in Calabria. Crediamo molto nelle capacità di Furgiuele, ha dichiarato ancora Polimeni. Lui è stato ben lieto del nostro ingresso e noi concentreremo le nostre forze affinché sia eletto. Ma le bordate più forti sono sul consigliere comunale Massimo Ripepi. Su Ripepi ce l'avamo fatti un'idea con il caso IPF, l'Istituto per la Famiglia. Impensabile che una persona segua e professi politiche di destra rispetto alla questione immigrati e abbia familiari a capo di Onlus per l'accoglienza. Niente sconti anche per il coordinatore regionale Ernesto Rapani. Anziché preoccuparsi della crescita del partito, conclude Polimeni, si è preparato di curare la sua candidatura alle politiche. In rotta già da tempo con i vertici territoriali del partito in seguito ad un'accesa querela con l'attuale commissario Vincenzo Bagalà, Polimeni porta con sé circa un centinaio di tesserati e sulle stesse tracce lo seguiranno anche i coordinatori dei circoli di San Ferdinando e Santa Eufemia d'Aspromonte. Traiamo adesso un pezzo di graffiatore, il nostro preserale che va tutte le sere o quasi, martedì, venerdì. Da Cosenza, dalla redazione di Cosenza, ieri l'ospite è stato Carlo Tanzi, il direttore della Prociv, e abbiamo tratto questo particolare che ci sembra alquanto interessante, cioè quando spiega l'app nuova della Prociv. Cos'è? I calabresi possono prendere le informazioni sulla protezione civile sia dal sito della protezione civile che
www.protezionecivilecalabria.it e là si vedono tutte le emergenze in corso, oppure l'app che si chiama Easy Alert, scritto EASI con la Y, Alert con una sola L, tutto attaccato, Easy Alert, gratuita, e con questa app vedete si può sia, ecco questo in questo momento non so se riusciamo a inquadrare, ecco che c'è ora, ecco, c'è qualcosa, ecco, in questo momento queste sono tutte le emergenze in corso in Calabria, non so dove possiamo, ecco qui la Calabria, ci sono tutte le emergenze in corso e c'è anche l'emergenza della tendopoli di San Bernardino, dove ti dice quante persone stanno lavorando eccetera, e addirittura posso anche navigare se voglio arrivare nella zona in emergenza, c'è il navigatore che mi porta in quella zona. Quindi la possono scaricare tutti? Si può scaricare per poter, diciamo, se qualcuno vuole sapere, controllare. Capire, ecco. Però io divento anche la signora, insomma, può diventare la dottoressa sabato, può diventare protezione civile, perché può segnalare una calamità. Per esempio, se vado in una certa zona e vedo un fiume che sta esondando, quindi una alluvione, posso scattare una fotografia dell'alluvione, ecco, ok. Poi posso indicare, per esempio, se ci stanno persone in pericolo, se stanno feriti, eccetera. E poi invio, arriva direttamente a te, e arriva tipo centrale. WhatsApp posizione, arriva alla nostra sala operativa, che è aperta in H24 tutti i giorni dell'anno. Questa c'è sempre qualcuno che contatterà la persona che ha mandato la segnalazione che è in difficoltà, e una volta arrivata la segnalazione si avvierà tutte le attività di emergenza, elicotteri, mezzi di terra, questa tutto quello che è necessario. Ma non tutti lo sanno, dovete fare un po' di rumore, un po' di pubblicità. Abbiamo fatto, stasera è gratis, non costa niente, potete segnalare se siete in pericolo, e addirittura se non c'è linea e io faccio una segnalazione, dalla posizione in cui segnalo, non appena trovo la linea, e da quella posizione che memorizza l'app, poi parte la segnalazione. Addirittura, vedi che bella cosa. Per esempio, si possono segnalare alluvioni, incendi, frane, qualunque tipo di calamità, insomma, anche per esempio col vento, abbiamo avuto un sacco di segnalazioni sulla per, gli alberi, cioè, per gli alberi che sono stati diverti dal vento, e quindi si è intervenuto anche in modo, anche perché spesso abbiamo anche il numero verde che è 822 22 11, risponde sempre qualcuno tutti i giorni dell'anno, tutte le ore del giorno, anche di notte, e però quando si fanno queste segnalazioni al numero verde la posizione non è mai precisa, invece se andiamo a segnalare con l'app la posizione arriva già la posizione, anche la foto nella nostra sala operativa. Comunque, quando si parla di protezione civile, di terremoti, di frane e alluvioni, molti da casa pure stanno facendo gli scongiuri, e questo è il modo peggiore per poter dormire tranquilli. Perché questo? Perché dico questo? Il terremoto di Amatrice, il terremoto di L'Aquila, ha dimostrato una cosa matematica: tutte le case che sono state realizzate a norma di legge sono lì belle, sane, integre, senza neanche una crepa. Tutte le cose quali sono crollate come case, dove sono stati morti, dove sono state realizzate case abusive. Quindi anche il terremoto non uccide. Il terremoto non ammazza. Se io becco un terremoto, se becchiamo un terremoto nel deserto del Sahara, dove non ci sono case, anche di magnitudo 10, non moriamo. Facciamo un bel salto così, ma non moriamo. Cos'è che uccide? Sono le case che oscillano quando arrivano le onde sismiche, che se costruite bene oscillano ma non crollano, se costruite male crollano. E allora, un messaggio chiaro: chi ha costruito la casa a norma di legge, senza fare abusivismo, senza fare piani sopraelevati, eccetera, deve dormire sonni tranquillissimi, perché ormai quelle case sono in grado di resistere a terremoti di magnitudo anche maggiore di 7, no? Magnitudo fortissima. Daniela Rupo è il nuovo direttore generale dell'Università di Messina, la nomina passata in mattinata in Senato accademico. Daniela Rupo è il nuovo direttore generale dell'Università di Messina. La nomina, passata in Senato accademico, è stata ufficializzata ieri sera con un comunicato stampa dell'Ateneo. Professore associato di economia aziendale in servizio presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative dell'Università degli Studi di Messina, la Rupo è stata selezionata tra una rosa di 3 candidati su 7 complessivi che hanno partecipato al bando. Laureata in Economia e Commercio all'Università di Messina, Daniela Rupo è attualmente professore associato di economia aziendale.
Anche grazie al suo contributo, i bilanci dell'Ateneo hanno avuto negli ultimi anni un percorso virtuoso. La professoressa Rupo, dal gennaio del 97, è iscritta all'albo professionale dei dottori commercialisti di Locri e viene ricordata nel nostro comprensorio anche per essere stata assessore al bilancio del comune di Locri durante l'amministrazione Macri. Svolge consulenza tecnica del giudice presso il Tribunale di Locri ed attività di formazione presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione nelle discipline economico-aziendali. In passato è stata coordinatrice del corso di laurea in economia aziendale. In ambito scientifico, la professoressa è stata recentemente impegnata nelle vesti di responsabile locale dell'International Research Program. Gli altri due aspiranti direttori invece si sono contesi l'incarico a tempo determinato e sono Domenico Zaccone, attuale dirigente servizi sociali del comune di Messina, proveniente proprio dall'Ateneo, e Fausto Gennuso, che è una vecchia conoscenza dell'Università Messinese. Parliamo di comuni subito a Torrenova per rendicontare sull'ultimo, in ordine cronologico, consiglio comunale. Nuovi impianti di illuminazione pubblica nel territorio di Taurianova. Il Consiglio Comunale ha infatti approvato con 10 voti a favore, 3 contrari e 2 astenuti l'adesione del Comune alla convenzione Consip Servizio Luce 3, Lotto 7, Basilicata, Calabria e Puglia. La lunga discussione in aula sull'argomento principale della seduta, durante la quale le opposizioni hanno incalzato la maggioranza taurianovese sulla valutazione anche di altre proposte per la gestione del servizio energetico, ha ricevuto le principali risposte sulla tematica grazie all'intervento di Enrico Ninnarello, energy manager dell'ente nominato negli scorsi mesi dal sindaco della cittadina Fabio Scionti per risolvere la problematica degli sprechi che gravano sulle casse comunali. Illustrando le condizioni e i vantaggi dell'opzione Consip, ritenuta l'unica società in grado di operare secondo indirizzi strategici al servizio della pubblica amministrazione rispetto all'aumento di spesa che scaturiva dall'affidamento dell'efficienza energetica ad aziende private e che offrirà invece dunque a Taurianova nell'arco temporale di 9 anni la possibilità di conseguire la messa a norma degli impianti e una riduzione dell'impatto ambientale e un risparmio quantificabile in circa 300.000 euro nel bilancio del comune. La seduta si è protratta per circa 2 ore e ha successivamente lasciato spazio all'analisi di altri punti dell'agenda amministrativa locale, tra cui il terzo punto all'ordine del giorno che ha ottenuto il disco verde con 11 sì da parte delle forze che sostengono la giunta targata Fabio Scionti. Convergenza totale dell'assise civica invece sulla modifica al regolamento per la disciplina di installazione e gestione di DEOERS per locali con servizio di somministrazione di alimenti e bevande. La novità più importante introdotta dalle nuove disposizioni in materia è l'aumento della superficie delle attività da 50 a 70 metri quadrati, dato che ha trovato ampia condivisione da parte dei 14 consiglieri comunali che hanno dato parere favorevole alle variazioni sull'oggetto della discussione. Ed ora la pubblicità, con noi tra qualche minuto. Ancora problemi all'ospedale di Locri, in particolare al pronto soccorso. Saranno solo problemi di carenza d'organico? Sentiamo. Il pronto soccorso dell'ospedale Spocchi di Locri, sempre più sull'orlo del baratro. A nulla sembrano essere servite le sollecitazioni finalizzate a potenziare l'organico medico del pronto soccorso di Locri, che gli operatori sanitari, medici ed infermieri del fondamentale primo anello della catena salvavita locrese, dei dirigenti della direzione sanitaria del nosocomio della Locride, nonché del sindaco della città di Locri, Giovanni Calabrese, e della segreteria provinciale della GUIL FPL da tempo vanno facendo. Infatti, lo strategico avamposto locrideo dell'emergenza urgenza continua a lamentare una forte carenza di personale medico ed infermieri. A fare riesplodere il caso pronto soccorso l'altro ieri è stata la circostanza che la dottoressa PR, ci sono solo le iniziali, mentre espletava da sola il turno mattutino, a causa dei lunghi e stressanti turni di lavoro a cui è sottoposta, è svenuta. A denunziare il preoccupante caso è intervenuta la segreteria provinciale della GUIL FPL. Non è più tollerabile, ha infatti scritto una nota il segretario provinciale Nicola Simone, continuare ad assistere allo sfruttamento degli operatori sanitari, medici e infermieri che operano presso il pronto soccorso di Locri. Continuano ad essere spremuti come limoni, con turni assurdi che vanno da una notte all'altra e senza che venga concesso loro un tempo minimo per poter recuperare. I 6 medici, 3 effettivi e 3 temporanei sicuramente non potranno reggere ritmi così assurdi.
Se le condizioni dovessero continuare a restare quelle odierne, ha ribadito ancora una volta il segretario provinciale della UIL FPL Simone, quei pochi sanitari che operano presso il pronto soccorso, sottoposti a massacranti e stressanti turni di lavoro di 12 ore, corrono il rischio di non essere sempre in grado di poter pienamente garantire la salute dei cittadini. Il direttore generale dell'ASP, Giacomino Brancati, non può considerare un rafforzamento dell'organico del pronto soccorso l'arrivo momentaneo di qualche unità medica, spesso demotivata o sulla soglia della pensione. Proprio perché il pronto soccorso è la postazione strategica della sanità, dove giungono tutte le urgenze del territorio, rimarca il segretario della UIL FPL, dovrebbe essere dotato di personale medico ed infermieristico altamente qualificato, perché dipende dai loro interventi se la vita di una persona può essere salvata o meno. Parte la sesta edizione del nuovo ciclo di lezioni all'Associazione Culturale Scolè di Roccella Ionica, quindi alta formazione, ieri importante primo incontro. Allora abbiamo cominciato la sesta edizione della Scuola al Caro, rivolta agli studenti delle scuole superiori della provincia di Reggio Calabria. Quest'anno coinvolgiamo tre scuole: l'Istituto Mazzone di Roccella, ramo liceo scientifico, il liceo Re Chichi di Polistena e il liceo scientifico Alessandro Volta di Reggio Calabria. In totale ci saranno 600 studenti, verranno svolti ben 9 seminari di 10 ore ciascuno e a questo, come al solito, aggiungiamo 7 incontri pubblici rivolti alla cittadinanza e a chiunque fosse interessato. Il primo appuntamento di questo nuovo ciclo l'abbiamo avuto col professor Giulio Lucchetta dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, che ha articolato attraverso Aristotele quello che è il tema generale della sesta edizione della Scuola al Caro, e cioè la coppia canonica, una coppia celebre della storia della filosofia, il binomio teoria-prassi. La Scuola al Caro andrà avanti fino ad aprile. Sul sito www.filosofiaroccella.it saranno pubblicate le date degli incontri pubblici che seguiranno nei mesi e ovviamente i seminari che si svolgeranno nelle scuole saranno appunto totalmente rivolti agli studenti e ai docenti dei singoli istituti. Avevo una forma di titubanza nel venire e cominciare io questa serie di lezioni partendo da un pensatore così, potremmo dire, fuori moda come Aristotele. Invece è stata una grande sorpresa trovare questa realtà di questa organizzazione culturale rappresentata dalla Scolè, che si è attivata in un modo stupendo. Ma la sorpresa ancora più grande è stata l'attenzione degli studenti e la capacità critica degli studenti, che hanno interagito nel modo più filosofico e più dialettico possibile, dando in qualche modo a me la sensazione di non aver fatto una cosa fuori dal mondo, ma che in qualche modo ha incuriosito i ragazzi. E d'altronde la curiosità è fonte primaria, è motore di riconoscenza. Andiamo a Rizziconi o lì vicino, parliamo di Drosi, che lamenta di essere sempre più abbandonata. Due strade di collegamento chiuse allora, per andare a Gioia Tauro. È uno schifo totale, politica è merda. Quindi lei per andare a Gioia Tauro deve fare 15 km in più? Ma puriccio. Un'economia bloccata, no? Non viene nessuno più a Drosi per le strade chiuse. Cosa vengono a fare qui a Drosi? Non c'è niente. Presidente della vergogna, presidente della provincia, vergognati, presidente della regione, vergognati. È vero, Si devono vergognare i politici. Da quanti anni è che c'è questa strada chiusa? 8 anni. È una vergogna totale, proprio, totale, comune, tutto. Mi hanno promesso l'apertura di questa strada. Sì, quanto voti? Tante volte. Un presidente della provincia è venuto qua un sacco di volte a promettere, poi è scappato. Tanto. Lui cammina con la macchina blindata. Tanto. Qui noi siamo isolati dal mondo.
per fare 3 km per il soggiogatario dobbiamo fare 15 almeno, dobbiamo fare il giro di tutto il comune, del giro e poi tornare a Gioia. C'è un ponte che è da 3 anni che è promesso, che oggi mettono mano, domani mettono mano e sei là, è fermo, da 8 anni fermo. E noi che aspettiamo? Non c'è nessuno qui in Via Drosi, in questo paese. Siamo isolati dal mondo e di tutti. Ora vengono per le elezioni e noi per corona andiamo a votare per tutti quanti. Oltre a queste strade che sono chiuse e che non chissà quando le riaprirò, se tu sei venuto da Taurianova verso qui, hai notato dal quadrivio russo fino al bivio Spina che la strada è una trazzera completa. Ci sono dei catuferi così che uno che ha la macchina là, quando se ci prende dentro, si ammazza. Nessuno prende provvedimenti. Non si sa perché, ma proprio abbandonati da tutti. È una cosa incredibile. Non si riesce più a risolvere una situazione. Non abbiamo una strada, come si dice. Adesso che tu, se ritorni a Taurianova, fammi una cortesia, fermati e riprendi quelle buche che sono più grandi di noi. Come si fa la sera? Piove. Tu rientri a casa. Boom! Dici, ma sì, ma la provincia, poi tu fai, chiami i vigili, chiami i carabinieri, rilevano e poi ti pagano. Ma perché mi devono pagare? E non è uno spreco questo. Ma perché? Che ci vuole? Prendo un po' di catrame e ce lo mettono. Io non lo so. È una cosa incredibile. Oltre queste per arrivare a Gioia Tauro, 3 chilometri... Dopo che facciamo? Allora, a nostro rischio e pericolo, c'è una strada chiusa, si passa, però tutti lo sappiamo, se succede qualcosa è così. E chi ti paga? Nessuno, perché tu sai che la strada è chiusa, anche se i cartelli non ci sono più, ma la strada è chiusa. E allora no, bisogna fare il giro per le Zigoni, se vuoi salvaguardare la tua vita e la tua autovettura. Perché uno quando compra la macchina, i paghi, i soldi li spende. E poi che fai? Fai il giro e vai a Gioia Tauro. Mentre invece questa strada 4-4 volte arrivava a Gioia. Da quanti anni che è chiusa? E da quanti anni? Sono 8 anni. E tutti quelli dicono, adesso, ma adesso quando? Ripeto, io viaggio da Taurianova. Guarda, io una macchina l'ho comprata 3 anni fa, ah, posso andare a Versare. Perché è scarrellata tutta. Io non lo so se si può fare una vita così. E passiamo alla cronaca con un arresto di un uomo che è stato trovato con un autentico arsenale di armi in casa. Pistole, revolver, una carabina e diverso quantitativo di munizioni, quello rinvenuto dagli agenti del commissariato di polizia di Palmi guidati dal dirigente Francesco Muraca. L'operazione, che rientrava nell'ambito del piano di azione Focus 'Ndrangheta, ha visto impegnato personale della squadra mobile di Reggio Calabria e del commissariato di polizia di Palmi e ha portato all'arresto in flagranza dei reati di detenzione illegale di munizioni ed armi clandestine e di furto aggravato di energia elettrica di una donna di 60 anni di Sant'Ofemia d'Aspromonte. La Polizia di Stato ha effettuato 6 perquisizioni domiciliari finalizzate alla ricerca di armi, munizioni e materiale esplodente illegalmente detenuto, uno delle quali nell'abitazione della donna. La perquisizione dell'appartamento ha dato esito negativo, tuttavia in 2 cantine nella disponibilità dell'arrestata sono state rinvenute e sequestrate 2 pistole, di cui una con matricola Brasa, un revolver, una carabina con matricola Brasa, vari caricatori, di cui uno per fucile d'assalto e centinaia di munizioni di vario calibro. Tutto il materiale, hanno riferito gli inquirenti, era detenuto illegalmente e durante la perquisizione è stato anche richiesto l'intervento di personale dell'Enel, che ha constatato che il contatore della luce installato all'interno dell'abitazione era allacciato in maniera abusiva alla rete elettrica. A conclusione delle formalità di rito, in ottemperanza alle disposizioni della Procura della Repubblica di Palmi, la donna è stata ristretta agli arresti domiciliari. Nel ricordo di Don Italo Calabrò si rinsalda il rapporto di collaborazione tra il Consiglio regionale, la Chiesa, la scuola e la società civile. Ieri a Palazzo Tommaso Campanella è stata presentata la 3ª edizione del premio intitolato alla memoria del sacerdote ed educatore regino, promosso dalla presidenza dell'Assemblea Legislativa Calabrese e rivolto agli studenti dell'ultimo biennio delle superiori. Siamo soddisfatti di essere riusciti a coinvolgere le scuole di tutta la regione, ha affermato durante la conferenza stampa il presidente del Consiglio regionale Nicola Irto, che dice anche: Don Italo è stato parroco ed educatore, un punto di
riferimento per l'intera città, un uomo che ha dedicato se stesso agli ultimi e ai giovani, inculcando in loro il ripudio dell'andrangheta e della mentalità mafiosa. Don Italo Calabrò viene proposto perché lo è, un modello di vita coerente tra il suo essere presbitero, il suo essere uomo, il suo essere incarnato in questa terra di Calabria. E quando una persona è coerente tra quello che pensa, quello che dice e quello che fa, senza accorgersene diventa un modello di vita per gli altri. Il fatto che venga proposto come modello a tutta la Calabria, in tutte le scuole, perché i giovani degli ultimi anni delle scuole superiori di secondo grado lo conoscano, scrivano e concorrano a questo concorso organizzato dalla Regione, è una cosa molto positiva e molto bella. Sicuramente immetterà nell'animo di tanti giovani il desiderio di operare bene come ha operato lui. Eccoci all'agenda. Domani, venerdì 2, alle 17.30, sala Consiglio Comunale Palazzo Municipale di Gioiosa Ionica, conferenza stampa di presentazione del progetto per la riqualificazione del campo sportivo comunale. Sabato 3, presso la tenuta Il Palazzo a Moschetta di Locri, ore 18, alla presenza della Presidente regionale FAI, Paravati Capogreco, si terrà l'inaugurazione dell'attività del gruppo FAI Giovani della Locride e della Piana. Sabato 3, a partire dalle ore 16, a Siderno Open Day presso l'istituto scolastico Ipsia. Domenica 4-18, sede Associazione La Cava Bovalino, Giuseppe Gervasi presenta il suo libro Un suono nuovo. Venerdì 16 ore 17 a Locri sarà inaugurato il Museo Archeologico Nazionale di Palazzo Nieddu del Rio. Adesso andiamo a leggere i titoli delle principali testate calabresi. Rivediamo la linea dallo studio della rassegna stampa, il momento delle prime pagine dei quotidiani calabresi. Vediamo il titolo che riserva Gazzetta del Sud. Liste in Calabria, una polveriera verso le elezioni del 4 marzo. I leader provinciali democrati lanciano l'allarme, rischio sabotaggi interni. I vescovi mettono in guardia i cattolici dalle insidie del voto di scambio. Occupiamoci di centro pagina Tauria Nova, sono due le inchieste dei carabinieri, false assunzioni, ci sono 8 indagati. Andiamo avanti, il taglio alto, il titolo sotto testata Reggio, per quanto riguarda l'ASP la parola passa al Ministero. Conclusa l'ispezione, il debito è inqualificabile. E ancora San Ferdinando, forse il rogo non è stato accidentale, bruciata ricordiamo qualche giorno fa la tendopoli. Ci occupiamo di spalla, Reggio, indagine trash, De Stefano e Saraceno ritornano al Tribunale della Libertà, poi Palmi, la dottoressa non in grado di occuparsi della bimba, poi ancora Locri, pronto soccorso nuovamente in affanno, problemi ancora per l'ospedale Locrese. Chiudiamo con il quotidiano del Sud, l'edizione di Reggio, si parla di enti locali, Corigliano Rossano, i dubbi dei sindaci. Le riflessioni all'indomani dell'approvazione della legge istitutiva della nuova città. Geraci, il sindaco, bisognerà fondere gli animi, l'altro sindaco Mascaro, temo la stasi burocratica. Lamezia Terme, carenza di medici, protesta per il centro di fibrosi cistica, sit-in dei pazienti, mancano anche i terapisti, è l'unica realtà in Calabria. Vedete il sit-in davanti all'ospedale di Lamezia Terme. Verso le elezioni, Partito Democratico, i segretari richiamano all'ordine, dicono basta alle contestazioni sulle liste. E poi Reggio, l'appello dei vescovi, urge superare l'emergenza migranti. E ancora Vibo Valenzi, incompatibilità tra giudici, blitz in tribunale degli ispettori del CSM. Da oggi 2 giorni di audizioni. Catanzaro, liceo europeo, la regione dall'ok, no dal ministero, è inopportuno, a Cosenza esiste dal 2013. E poi Vibo, emotrasfusioni, risarcito dopo 47 anni con 243.000 euro, la causa intentata solo nel 2010. E poi Palmi, truffa allo Stato, 8 denunciati, sono accusati di falsità ideologica e falsità materiale, tutto partito da accertamenti su una donna. Scoperto un sistema di false attestazioni e certificazioni, coinvolti professionisti. Poi Cutro, per chiudere, incensurato con 500 kg di coca, arrestato a Cotronei, grave intimidazione a brigadiere. Era questa l'ultima notizia per quanto riguardava il quotidiano del Sud, l'edizione di Reggio Calabria. Ci fermiamo qui. Il tempo che farà in Calabria nelle prossime ore.
Situazione meteo in Calabria, non ci saranno annuvolamenti e soprattutto piogge, cielo che sarà sgombro dunque da nuvole, come vedete dalla cartina, anche oggi dunque giornata soleggiata in tutta la Calabria. Le temperature saranno stabili, soltanto in serata ci sarà un leggero abbassamento. Grazie per averci seguiti. Giornale che finisce qui, grazie per l'attenzione. Riepilogo. Palmi, truffe allo Stato, falsità biologica e materiale, coinvolti molti professionisti anche per false assunzioni. Indagini dei carabinieri a Taurianova. Rapina all'ufficio postale di Marina di Gioiosa Ionica, panico in pieno centro oggi nella cittadina ionica. Scontro tra camion e minibus nel Catanzarese, sono 16 feriti. Municipi falliti, record in Calabria, gestione allegra dell'area economica. Ancora problemi al pronto soccorso di Locri, sempre più in affanni per carenza di personale.